Bene. Continuiamo a fare qualche esercizio sulle equazioni letterali. Qualsiasi modo, K, L, M, A, B, C, quello che sia, ok? L'incognita rispetto alla quale seguiamo l'equazione è la X, e qualsiasi altra lettera, come la A minuscola in questo caso, gioca il ruolo di parametro, ok? Cioè non è nota, ma ci interessa trovare il valore della X. È tutto chiaro? A questo punto abbiamo un'equazione che è di primo grado, la x appare a prima potenza, intera, la x non è a denominatore, letterale che sono la lettera oltre la x. Bisogna per risolverla, per applicare la discussione, scriverla in forma normale, in forma standard, cioè un solo termine, un solo monomio con la x, più tutto ciò che non contiene la x uguale a 0. Quindi questo porto questo a sinistra e mi ottengo a x meno x di 3 più 2 uguale a 0, e qui mi serve un solo termine con la x, quindi ho due, e utilizziamo la tecnica che abbiamo visto l'altra volta, raccoglimento fattore comune. Questi due termini hanno in comune x, ok? Quindi scrivo il termine come il fattore comune che è la x, qui mi avanza una A e qui un meno 1. 3, 2, 5. Adesso l'equazione è in forma normale, in forma standard. Ok? Per risolverla dovrei spostare il 5 a destra e dividere per A meno 1 per la sinistra. Questo però posso farlo solo se l'operazione di spostare meno 5 a destra posso farla comunque. Adesso devo dividere per A meno 1 e posso farlo solo se A meno 1 non è 0. Qual è il valore di A che annulla A meno 1? 1. Quindi se A è uguale a 1, l'equazione diventa 0 per x uguale a meno 5. Quali sono le soluzioni di questa equazione? Non esistono, perché qualunque numero moltiplicato per 0 fa 0, non meno 5. Quindi in questo caso l'equazione è impossibile. Se invece, secondo caso, A non è 1, vi ricordo che il coefficiente è A meno 1, quindi se A è 1, 1 meno 1 fa 0. Qualunque numero che non sia 1, messo al posto di A, fa sì che questo non sia 0. Quindi se A non è 1, l'equazione è determinata e la soluzione vale meno 5 fratto A meno 1. Succede una cosa o un'altra, si chiama discussione delle soluzioni. Qui abbiamo una discussione che contempla due casi possibili. Siccome
il coefficiente della x contiene una lettera, è possibile che sia 0. Ma come è fatto il coefficiente della x? È a meno 1. A non so quanto vale, però so quale deve essere il numero messo al posto di a affinché questo sia 0. Se questo vale 1, 1 meno 1 fa 0. Quindi se a vale 1, questo numero diventa 0, l'equazione è 0x uguale a meno 5 e questa non ha soluzione, perché ogni numero moltiplicato per 0 fa 0 e basta, non fa né meno 5 né nessun'altra cosa. L'alternativa a questa, che succede se invece a non è 1? Qualsiasi altro numero diverso da 1 mi permette di dividere per a meno 1. Lo posso fare perché a meno 1 non è 0. E quindi l'equazione in quel caso è determinata. E la soluzione vale questa espressione. Qualunque sia a, ripeto, diverso da 1. Fine della discussione. Ok? È tutto chiaro? Dobbiamo fare un altro esercizio. Proviamo. A per x più 1 meno 3. Questo l'avevamo fatto, non mi ricordo. È uguale ad a più 2. Questa è un'equazione di intero di primo grado letterale, oltre alla x ho un'altra lettera. Per scriverla in forma normale, cioè con un solo termine con la x, devo togliere queste parentesi, perché queste parentesi contengono un'espressione con la x e una che non contiene, che devo separare. Okay? Quindi tolgo le parentesi e ottengo ax più a meno 3 uguale ad a più 2. Ora, siccome c'è a da entrambe le parti, qualunque sia a, posso buttarlo via. Sommo meno a destra e sinistra. Quando ho due espressioni identiche a destra e sinistra, posso cancellarle. Dal piatto della bilancia, se tolgo lo stesso oggetto a destra e sinistra, la bilancia rimane in equilibrio. E quindi a questo punto, per avvicinarmi alla formula risolutiva, sposto il 3 a destra e ottengo ax è uguale a 5. Adesso dovrei dividere per a per avere la soluzione, per avere x uguale a 3. Posso farlo? Beh, posso dividere per a se a non è 0. Perché se a è 0, cosa succede? L'equazione diventa 0x uguale a 5, anche questa è impossibile. Se invece a è diverso da 0, l'equazione è risolubile, è determinata, l'equazione, la soluzione è 5 fratto a. Vi ricordo che partiamo da qua: per avere x devo dividere per a destra e a sinistra, e posso farlo solo se a non è 0, e in questo caso l'equazione è determinata. Ok? Prendiamo un'altra pagina.
5b per parentesi x più 1 meno 2 è uguale a 6b meno 1. Anche in questo caso l'equazione è di primo grado letterale. Per ridurre in forma normale devo togliere le parentesi. Togliamo anche quelle di dentro, insomma, non so cosa significa. Quindi ottengo 5bx più 5b meno 2 uguale a 6b meno 6. Il termine con la x è uno solo, la siamo a sinistra. A sinistra di uguale si possono semplificare con i termini. 6b meno 5b fa b e meno 6 più 2 fa meno 4. A questo punto devo dividere per il coefficiente della x, che è 5b. Ma b non so quanto vale, posso dividere per 5b solo se b non è 0. Quindi se b invece è 0, cioè devo chiedermi, c'è qualche valore della lettera per cui questo è 0? Risposta, sì, se b è 0, 5 volte 0 fa 0. Ma in questo caso l'equazione cosa diventa? Diventa 0x uguale a 0 meno 4 che fa meno 4, e questa è impossibile. Se invece non è questo il caso, cioè se b non è 0, allora posso dividere per 5b e ottengo che x è uguale a b meno 4 diviso 5b. L'equazione è determinata e la soluzione vale b meno 4 diviso 5b. Qualunque sia b tranne che 0. Tutto diviso 5b, questo 5b divide b ma anche meno 4. Se tu butti via questi due, lui rimane orfano, povero, si vendica subito. Dura l'ex se dell'ex, ok? Non fatelo mai. Proviamo questa. Questa è un po' più succulenta perché le equazioni interne sono un grado letterale ma con due parametri A e B.
sinistra ho due termini con la x, raccolgo la x, ottengo a più 1 uguale a 3 adesso per ottenere x a sinistra dovrei dividere per no per 1 se divido per 1 ottengo una funzione identica a questa, il coefficiente della x è tutto questo, raccolgo una x proprio per sapere che cos'è il coefficiente della x. Qual è, c'è qualche possibilità, qualche valore dell'area d'A in modo tale che questo sia 0? No. No, perché 1 meno 1 non fa 0. Sì, forse sì. E quindi? Ah, ok. Il valore patologico dell'equazione è A uguale a meno 1, perché è quello che rende nullo il coefficiente della x. Sì, ma non è meno. Quindi? Se A è uguale a meno 1, cosa succede? L'equazione diventa 0 per x è uguale a 3 più b. E questa è indeterminata o è impossibile? Impossibile. E non lo sai, dipende da b. Qui hai due casi diversi. Se B è uguale a 3. È meno 3, meno 3 più 3 fa 0, l'equazione è indeterminata, perché è 0 x uguale a 0. Se invece B non è meno 3, l'equazione è impossibile, perché è 0 per x uguale a qualcosa che non è 0. Infine, se invece A non è meno 1, l'equazione è determinata e la soluzione vale 3 più B diviso A più 1. Quindi in questo caso ho due parametri che sono avere tutte e tre situazioni. L'equazione può essere determinata, indeterminata e impossibile a seconda di A. Notate il caso che se A non è meno 1, l'equazione è determinata qualunque sia B, non ho condizioni su B. Che qualunque sia B, questa operazione, se A non è meno 1, posso sempre farla. B può essere qualsiasi cosa. Viceversa, se A è meno 1, B distingue il caso in cui l'equazione è indeterminata, se a destra dell'uguale mi viene fuori 0, cioè se B è meno 3. Oppure è impossibile se B non è meno 3, cioè se a destra dell'uguale non ho 0. Ok? Ed è letterale per A. Ok?
Qui dovrei dividere per alla seconda meno 1. Posso farlo? Sì, sì. Dipende. Ci sono casi in cui non posso farlo. Questo alla seconda meno 1 vi ricorda qualcosa? È un prodotto notevole. Di che cosa? A più 1 per A meno 1. Per dividere per il coefficiente di x devo essere sicuro che né questa parentesi né questa parentesi siano 0. Quando è che è 0 questa? Se A è meno 1. Quindi se A vale meno 1, cosa succede? Questo è 0, 0x, questo può essere qualsiasi cosa, tanto l'ho moltiplicato per 0, e questo? È anche 0, perché meno 1 più 1 fa 0. Quindi in questo caso l'equazione è determinata. Poi può essere 0 questa parentesi, A meno 1, nel quale caso A vale 1. Se A vale 1, che succede all'equazione? 0 per 2 fa sempre 0, uguale, io ottengo 2. E l'equazione è impossibile. In tutti gli altri casi, cioè se A non è 1 e A non è meno 1, se A è diverso sia da 1 che da meno 1, allora tutto questo fattore non è 0 e posso dividere per A più 1 per A meno 1 e ottengo che l'equazione è determinata e la soluzione vale A più 1 diviso A più 1 che va via e rimane 1 fratto A più 1. Se ho un prodotto notevole può essere il caso che non ho solo due opzioni, ne ho tutte e tre, determinate, indeterminate e impossibile. Fate attenzione a quest'altro esempio. Posso cambiare pagina?
questo punto, anzi, facciamo prima. AX a destra, AX a sinistra, qualunque sia A, posso semplificarle. A può anche essere 0, meglio ancora. E mi rimane meno X uguale a 1. X uguale a meno 1. Qualunque. Qui non c'è discussione, perché il coefficiente della x non ha parametro. La parte parametrica del coefficiente della x semplifica via. A sinistra ho sempre la x non ha un coefficiente che non si aggiunge mai. Mai si indica per nessun errore del parametro. Se non ci sono altre domande, adesso venite voi a fare qualche esercizio. Mi fermo alla registrazione.